Nel suo intervento, il presidente nazionale di Confindustria, Giorgio Squinzi, si è soffermato sulla drammatica situazione del Nuorese. Direi che purtroppo qui abbiamo un futuro che appare ancora incerto per questo territorio. Roberto l'ha sottolineato molto bene. La realtà resta molto difficile per le imprese e le famiglie. Nel 2008 e 2014 quasi un'impresa su due ha chiuso i battenti, un valore ben più alto di quello fatto registrare nell'isola e più che doppio di quello medio del Mezzogiorno. E quello che colpisce è soprattutto l'impressionante calo demografico che negli ultimi decenni ha colpito soprattutto il territorio di Nuoro. In pratica, dal 2001 ad oggi la provincia ha perso un abitante su cinque. Non stupisce quindi se il rapporto annuale dell'Istat inserisce buona parte dei sistemi locali del lavoro di quest'area nel gruppo del Mezzogiorno interno, aree che si vanno spopolando con un'alta quota di abitazioni non occupate, una popolazione strutturalmente anziana ed un mercato del lavoro asfittico. I territori dimenticati, per dirla con il presidente Borgnoli. È questo spopolamento che mantiene il tasso di occupazione paradossalmente più alto della media regionale e del Mezzogiorno, un valore apparentemente positivo, però ottenuto ad un costo molto alto. Ciononostante, il tessuto produttivo locale, anche se ferito dalla crisi e ridotto nelle dimensioni, mantiene la sua vitalità. Le eccellenze del territorio, dal marmo all'agroalimentare di qualità, dal turismo alle imprese della filiera culturale, resistono e hanno voglia di futuro.